qui nel Cilento, precisamente a Perdifumo, con Rossella Cicalese, una giovane donna che sta producendo dei vini eccezionali, anche avendo dei riconoscimenti non indifferenti. E io da donna non posso non promuoverla, sia per il prodotto e sia per il lavoro che sta facendo. Qua ci troviamo in un paradiso, contornati da queste belle uve. Ci vuoi dire cosa sono? Allora, ti ringrazio per i complimenti al vino e al posto. Questa è un'uva Fiano che abbiamo piantato nel 2014. L'azienda, come ha detto Antonietto, è un'azienda molto giovane. È nata nel 2012 dalla passione che mi ha tramandato la mia famiglia per l'agricoltura e per il territorio. E proprio al territorio abbiamo voluto dedicare i nostri vini, che li abbiamo chiamati proprio con i nomi della nostra città d'origine, Empoli, e il nome di Perdifumo, che è il territorio che ci ha accolto con tanto amore, con tanta accoglienza, e che ci ha regalato dei frutti migliori, sempre migliori ogni anno. Quindi anche tu, innamorata del Cilento, sì, molto appassionata, e hai portato qui la tua passione per il vino. Sì. Bene. L'azienda è un'azienda in transizione per il biologico. Quest'anno, dal 2020, la vendemmia 2020 sarà bio. E il tipo di coltivazione della pianta è il Guglio. Quest'anno abbiamo scelto il Guglio singolo. Il terreno è un terreno misto, metà roccioso e metà sabbioso. E facciamo un tipo di coltivazione molto naturale, quindi non utilizziamo prodotti chimici nel terreno e usiamo una tecnica chiamata sovescio, che consiste nel seminare leguminose e graminacee che poi interriamo, e questo conferisce al terreno un maggior apporto di sostanza organica, però in modo naturale, quindi non chimico. Mi stai appassionando con questa tua spiegazione, perché conoscere il vino o un vigneto o un vitigno è sempre un apprendere, perché c'è tanto da scoprire, da fare, da imparare, diciamo. Ma infatti queste sono nozioni tecniche che è bello raccontare, perché è facile dire bio, ma cosa consiste il bio? C'è tanto lavoro, poi c'è tanto lavoro, proprio appunto, per garantire, cioè sempre per non utilizzare prodotti chimici, soprattutto in prossimità della raccolta. Abbiamo delle api che hanno la funzione di succhiare la sostanza interna dell'uva, e quindi come se lo guarissero. Cioè toglie le muffe, sì. Toglie le muffe. Questa cosa mi era stata già raccontata, per questo adesso lo so, sto imparando tanto da questi incontri. E una cosa, Rossella, io ho notato che altre aziende vinicole stanno già raccogliendo il Fiano. Sì. Diciamo che noi abbiamo proprio un terreno che è un po' diverso dagli altri, abbiamo un'esposizione diversa, siamo più vicino al mare, siamo molto ventilati, quindi comunque abbiamo dei processi differenti. Però quello che ci preme soprattutto è garantire una completa maturazione dell'uva, cioè un'ottima maturazione perfetta, cioè nel senso, noi valutiamo tre parametri: l'acidità, l'alcol e gli zuccheri, e facciamo in modo che siano al massimo del... E quando tutte queste tre condizioni sono verificate, procediamo con la raccolta. Ora questo abbiamo fa sì iniziato... che non dovete mettere additivi nel vino per dargli il gusto, diciamo, ottimale. Sì, no, facciamo in modo che sia la natura a fare il suo corso e a darci il meglio. Cilento, che belle cose ci stai raccontando! Poi usiamo proprio il minimo dei solfiti, non usiamo additivi aggiunti, quindi cerchiamo veramente che il vino sia l'esatta espressione del territorio da dove vengono le nostre uve. Mi piace questo tuo credo, mi piace perché è proprio da queste radici profonde di conoscenza e di amore per il territorio che poi vengono fuori dei prodotti eccellenti.
Bene, adesso ci spostiamo e vi facciamo vedere un'altra visuale di questa azienda vinicola. Rossella, tu oltre a essere molto attenta ai tecnicismi della produzione, sei molto attenta anche al marketing e infatti hai vinto anche tanti premi. Ci vuoi raccontare queste etichette, di questi premi, delle tue bottiglie? Allora, le nostre etichette rappresentano i prodotti tipici del Cilento, che sono pere, melograno, figo del Cilento, le olive e le foglie d'alloro, che sono queste un po' più lunghe. E sono molto colorate perché rappresentano proprio la giovane età dell'azienda. E rappresentano i profumi e i colori del vino. Quindi diciamo che già all'occhio vogliono rappresentare quello che poi si andrà a degustare. I disegni sono gli stessi e li abbiamo cambiati in base alla varietà del vino. Ora vorrei presentare i nostri vini. Questo è il primo vino che abbiamo prodotto, che è l'Evoli, che abbiamo chiamato così perché l'abbiamo dedicato alla città di Evoli. Evoli è il nome medievale della nostra città ed è un aglianico che è affinato in acciaio e si distingue da Jewel per il tipo di affinamento che è fatto in tonneau da 500 litri. Anche Jewel richiama il nome della città di Evoli, che è però il nome dialettale. Evoli e Jewel, che sarebbero queste due, hanno vinto l'anno scorso il premio d'etichetta d'oro al Vinitaly Design, che è un importante concorso dove vengono premiate aziende sia nazionali che internazionali, e proprio per le aziende che sono distinte per il packaging e per l'etichetta. Questo invece è il Fluminé. Il nostro Fluminé è ottenuto dalle uve Fiano che coltiviamo, le uve che abbiamo visto prima, e abbiamo chiamato così perché è una rielaborazione del nome di Perdifumo, perché anticamente Perdifumo si chiamava Perde Flumine, ai piedi del fiume, che era un fiumiciattolo che scorreva proprio qui vicino. E quindi per questo l'abbiamo così chiamato. Poi c'è Efira, che è il rosato che produciamo da uve aglianico. Efira era il primo nome del primo nucleo di genti che hanno abitato Evoli, proprio la prima comunità che ha abitato Evoli. Veniva chiamata così Efira dai greci. E quindi sempre, cioè i nostri vini vogliono sempre presentare questo collegamento tra la tradizione, cioè la nostra storia, e l'innovazione, perché vogliamo portare degli elementi nuovi di maggior rispetto dell'ambiente, di una maggiore selezione del frutto e una sempre migliore qualità. Questa è la qualità che è questo quantità. Rosé io lo noto un po' ambrato, ci vuoi dire il perché? Sì, perché è stato un po' in più a contatto con le bucce, questo gli ha conferito un po' più di colore. Molto piacevole, molto fruttato come tutti gli altri vini che produciamo. Sì. Poi abbiamo lo Spumante, che è prodotto da uve aglianico vinificato in bianco. Noi abbiamo scelto di utilizzare l'aglianico proprio per questa sua qualità, che è un'uva molto duttile. Si presta bene a varie sperimentazioni, si presta bene a fornire un vino giovane, un vino invecchiato, rosato, oppure uno spumante vinificato in bianco. E diciamo che lo spumante pure ci ha dato soddisfazione, a Merano l'anno scorso ha vinto, perché ha una buona acidità e quindi è molto profumato anch'esso. Diciamo che tutti i vini sono molto fruttati e il progetto grafico è chiamato proprio Vini, Frutti e Città, proprio per esaltare questi sentori speziati, queste note balsamiche, questi sentori di frutta matura che sono presenti in tutti i nostri vini. Come sempre un percorso di prodotti, di territorio e anche di comunicazione.
che è fondamentale. Poi non ho menzionato che Fluminè ha vinto il premio il secondo posto di etichetta social quest'anno, e il Evoli e Fira hanno vinto al Merano il Wine Hunter rosso, e invece Evoli proprio ieri ci hanno dato riconoscimento al 5 Stars 85 su 100. Quindi è un ottimo. Ma finirai di raccogliere tutti sti premi? Vuoi vincere tutto tu? Vuoi è stata una bella tutte queste assegnazioni? Ma mi fa piacere però. E niente, io penso che hai raccontato in un modo eccelso, no? Quella che è la tua azienda, il tuo percorso con il vino e con il territorio e con il marketing. Ci teniamo proprio a farci conoscere, a far conoscere la nostra terra. Vorremmo puntare anche sull'ospitalità, se qualcuno ha piacere di venirci a trovare. Potremmo creare degli eventi di degustazione. Questa cosa ci lavoreremo, già prima ho parlato col tuo papà e abbiamo fatto un po' di ragionamenti insieme. E tutto questo, tutta questa bontà, tutta questa sapienza, tutta questa conoscenza viene promossa da Bevande Vito Antonio, che promuove anche i prodotti. Da noi li potete trovare. E grazie di tutto a Rossella che ci ha ospitato in questo paradiso naturale. A presto! Grazie a voi per la collaborazione e per averci scelto. È stato un onore e un piacere.